L'azienda agricola Martello Navia si estende su 300 ettari, di cui 120 sono di proprietà e 180 in affitto. I terreni dell'azienda annoverano suoli di diversa tessitura, localizzati in tre microclimi. Estendendosi dalle zone collinari verso la costa, risultano essere profondamente diversi in termini di temperatura, umidità e condizioni climatiche. Queste caratteristiche pedoclimatiche, unitamente ad una corretta pianificazione, permettono di aumentare la finestra temporale utile per le lavorazioni e di sfruttare al meglio il parco macchine e la forza lavoro. Questa diversità pedoclimatica, inoltre, consente di adottare diverse rotazioni culturali. In termini di pratiche conservative, l'azienda è localizzata in una zona in cui la semina su sodo e la lavorazione minima sono pratiche particolarmente diffuse. Le cover crop, invece, hanno diffusione più limitata. L'azienda Martello Nadia ha sempre rivolto una particolare attenzione agli aspetti agronomici e fra gli obiettivi principali pone l'incremento ed il mantenimento della sostanza organica nel suolo. E poi il pallino della sostanza organica. Io lascio ai miei figli un'azienda che non è un deserto, ma è qualcosa che può produrre. L'introduzione delle pratiche conservative è frutto principalmente dello spirito di innovazione dell'imprenditore agricolo, che si è fatto carico nel corso degli anni di sperimentare nuove tecniche e nuove colture. I principali motivi che hanno convinto l'agricoltore ad adottare la minima lavorazione, la semina su sodo con cover crop, sono anzitutto di natura squisitamente agronomica ed economica. Senza allevamento, senza letame, senza cosa, cercare di aumentare la sostanza organica nei suoli è un processo lungo e perlomeno mantenere la sostanza organica che abbiamo. Non solo, ma la semina sul sodo con cover crop permette di non usare concimi a spaglio, ma fare la coltivazione localizzata. La coltura seminata su sodo sfrutta inoltre l'apporto di azoto della cover crop che l'ha preceduta, determinando quindi un minor apporto di input e minor movimentazione e distribuzione dei concimi. Il tutto si traduce in una riduzione complessiva dei costi di gestione di una coltura. Inoltre, la semina su sodo, non richiedendo grande impiego di manodopera, anche su grandi estensioni, può essere pianificata e realizzata in tempi brevi, permettendo di cogliere i momenti più opportuni. Altro punto a favore di questa pratica risiede nel fatto che consente di pianificare in maniera efficace i diserbi. Infatti, è possibile effettuare interventi in post-emergenza anche a 45 giorni dalla semina, pratica invece non realizzabile in terreni gestiti con la minima lavorazione. Grazie anche al supporto dell'università, attualmente l'agricoltore sta conducendo una serie di prove per verificare le variazioni di sostanza organica in suoli di diversa tessitura e sottoposti a diverse lavorazioni, tradizionali e conservative. Indipendentemente dalla loro tessitura, nei terreni sottoposti a lavorazioni tradizionali si sta riscontrando una perdita repentina della sostanza organica. Inoltre, tali suoli diventano sempre più difficilmente lavorabili e caratterizzati da un accentuato ristagno dell'acqua piovana. Tutto risulta amplificato nei campi argillosi. I campi che invece ospitano colture seminate su sodo e precedute da cover crop, oltre a non manifestare i problemi di lavorabilità e ristagno d'acqua, hanno fatto registrare un crescente contenuto di sostanza organica associata ad una notevole biodiversità del suolo, biodiversità che appare invece pressoché inesistente nei terreni lavorati in maniera tradizionale. Da un punto di vista agronomico ed economico, l'agricoltore non ha dubbi sui benefici e sull'efficacia delle pratiche conservative. Tuttavia, nell'ottica di un bilancio complessivo, sottolinea come sia da valutare con attenzione la sostenibilità ambientale, visto il maggior uso di diserbanti che pratiche, quale la semina su sodo preceduto da cover crop, possono richiedere. Il bilancio sostenibilità economica, sostenibilità ambientale è un'altra cosa da fare. Per quanto riguarda eventuali cali di rese dovuti alla semina su sodo, l'agricoltore afferma. Per il grano non abbiamo avuto differenze produttive, secondo me. Se riusciamo per le colture primaverili avere una buona emergenza risolto il problema. Nell'applicare le pratiche conservative, il consiglio dell'agricoltore è di agire con un'ottica di lungo periodo e non limitata ai soli mesi di coltivazione di una coltura. La tecnica del sodo, abbiamo detto, che è una tecnica biennale o triennale. Se ha quest'ottica, ha l'ottica anche di pensare che le lavorazioni del suo terreno in futuro saranno sempre più difficili se non vengono applicate determinate cose.
L'interramento di una coltura, per esempio, non deve essere interpretata come una perdita di tempo e soldi, ma piuttosto come un investimento capace di potenziare la capacità produttiva dei suoli. Ma soprattutto è necessario avere una visione completa e di lungo periodo, non limitata alla singola lavorazione o alla singola coltura, senza dimenticare che... Cioè, il terreno è una roba viva che se gli dai a mangiare ti ricompensa. Pensa.